Sono Mario Muda, sono nato nel 1949 d.C., quindi appartengo già al gruppo degli anziani, ma non sono proprio dei vecchi. E ho sempre fatto il giornalista, dal 1973 ad oggi, che sono ancora giornalista militante, continuo a fare il giornalista. Naturalmente, ho fatto delle evoluzioni professionali, passando dalla carta stampata fino alle piattaforme multimediali, alla radio, alla televisione e ai video, alla nuova frontiera digitale di internet. Quindi ho cavalcato tutti i periodi più recenti dell'informazione. Nel periodo di cui stiamo parlando, cioè 1974-75, io ero giornalista, ma al tempo stesso stavo svolgendo servizio militare. Avevo la possibilità, essendo assegnato al distretto militare di Savona, di avere lunghi periodi di tempo a disposizione, per cui continuavo a frequentare le redazioni del SEC, del, scusate, del della stampa, del lavoro e della Gazzetta del Popolo presso la quale lavoravo. Io ho cominciato nel novembre del 73 al Secolo, ho fatto 6 mesi, sono partito per militare, sono tornato, sono andato alla Gazzetta del Popolo. La Gazzetta del Popolo era un giornale che aveva, fino agli anni precedenti, contrastato la stampa in qualche maniera, aveva una forte matrice popolare, era molto diffusa nella provincia piemontese e aveva, seguendo così l'orientamento di quei tempi in cui si cercava uno sbocco al mare, aveva avuto anche delle propaggini liguri. Qui a Savona aveva un corrispondente, una figura nobile del giornalismo savonese, Ivo Pastorino, che lavorava da solo. E faceva ticket con la stampa e con il lavoro. Questi 3 giornali, non dico che si scambiassero le notizie, ma avevano una sorta di solidarietà di fronte allo strapotere che stava già uscendo in quel periodo del secolo, che aveva deciso di fare un'offensiva molto più marcata e di presenza sul territorio. Io poi sono passato al secolo nel 1975. Facevo il cronista e facevo il cronista di nera, essenzialmente, cioè consisteva nel fare più volte il giro all'ospedale, come tutti i giovani, facevo le cose molto più semplici, perché è chiaro, e ti serviva per conoscere il sistema della nascita delle notizie, delle fonti di informazione, e avevi sufficiente autonomia per così cominciare a capire la notizia, come funzionava, eccetera. Devo dire che i mesi precedenti, quelli che io ho passato al lavoro, erano stati molto proficui perché era andata molto bene, nel senso che la città allora era una città sostanzialmente diversa da quella attuale, dove diciamo esisteva una malavita di piccolo profilo ma molto presente, quindi le rapine erano all'ordine del giorno, gli omicidi, anche le risse. Diciamo che la presenza, la cronaca nera era molto, molto, molto vivace. Io mi ricordo che forse proprio quell'anno lì c'era stato un'ultima sparatoria sulla spiaggia delle Fornaci, per bloccare dei contrabbandieri, che oggi può far ridere questa cosa, ma, e anche allora, perché mi aveva profondamente stupito che ancora nel 75 ci fosse qualcuno che tentasse il contrabbando. Io sono cresciuto in una casa in riva al mare e mi ricordo che quando ero bambino c'erano i finanzieri che la notte pattugliavano, soprattutto quando pioveva, lungo le spiagge. Spesso bussavano alla porta di casa mia, entravano, mio nonno preparava il caffè e io guardavo il moschetto appoggiato al muro, ero alto come il moschetto.
Parlo di metà degli anni 50, c'è stata poi ovviamente un'evoluzione della malavita, del sistema in generale, e di conseguenza il contrabbando era sostanzialmente scomparso. Però nel 75 c'erano stati ancora degli episodi e la malavita era una malavita, diciamo, molto pecoreccia, nel senso che spesso io andavo a Riviera e giovani banditi mi dicevano: Muda, tu domani devi scrivere. No, non voglio sapere niente, per carità, perché poi questi qui il giorno dopo andavano a fare la rapina. Una sera un mio amico si lamentava che gli avevano rubato la macchina e io ho fatto la battuta a un delinquente che era presente al bar Riviera. Mi diceva: Che macchina era? Un 850 coupé blu. Così. Cazzo, l'ho usata io questa mattina, ho fatto una rapina a Torino. Dove l'hai messa? A Piazza dei Moroni, così quella sera tu di quella macchina a recuperare. Ecco, questo era il clima, non era sempre così, perché poi già nel 76 c'è stato l'omicidio del number one, c'è stato un cambiamento sostanzialmente, ha cominciato a subentrare pesantemente la droga. Io mi ricordo che appena arrivato al secolo, credo che fosse la Santa Lucia del 75 del 76, mi sono dovuto occupare di due ragazzi morti di droga, i primi due morti di droga in una clinica in cui erano andati per disintossicarsi nei dintorni di Savona, ed erano due ragazzi savonesi. Quindi ecco, stava cambiando sensibilmente il registro delle cose in città, si passava da un concetto semirurale, posso definirlo, a un concetto molto più raffinato, e la città con questo, nel senso che ricordiamoci, in quegli anni facevamo 80.000 abitanti, c'erano delle pulsioni, c'erano dei sogni, c'erano anche delle visioni dal punto di vista industriale che andavano a recuperare quello che si era perso immediatamente dopo la guerra, quando poi avevano chiuso tutte le fabbriche, eccetera. Ma in quel momento era una città dei grandi stridori, nel senso che stavano chiudendo tutte le fabbriche e cominciava quella caccia, quella lottizzazione selvaggia che poi avrebbe, alle grandi aree industriali, che poi avrebbe contraddistinto gli anni successivi. Vivevamo in una città da grandissimi valori etici a quell'epoca. Nel senso che io ricordo che oggi non è più possibile, non è immaginabile, non pensate che sia così, ma io per esempio ho partecipato a delle azioni per intercettare dei banditi. Ero su uno spider con un ufficiale dei carabinieri e avevo il walkie-talkie in mano, la macchina fotografica, e lui era al mio fianco e la radio ci stava comunicando che stavano arrivando i banditi. E quindi io stavo per partire. Sistemati in via Torino, lui prende la pistola, la carica, la arma, è uno spider, quindi è molto basso. Una signora passa con le due borse, spuntavano i sedani, le verdure della borsa, e tornava dalla spesa, vede l'ufficiale e gli dice: Ma cosa fa? Non si vergogna? Metta via quella pistola. E lui, in una scena da film, mi dice: Signora, guardi, sono un carabiniere, mi lasci lavorare. Tata, continua ad armare. Ecco, la città si fermava. Oggi una cosa del genere sarebbe impensabile, la gente tirerebbe dritto, magari tira fuori il telefonino per riprendere quello che succede. Allora c'era una partecipazione sostanzialmente diversa, e quindi poi questo spiega anche perché in occasione delle bombe ci fu una risposta molto più vivace che da altre parti, molto più sentita, quasi spontanea. E c'è anche il fatto che era una mobilitazione, diciamo, allenata. Noi avevamo chiuso tutte le fabbriche, stavamo chiudendo tutte le fabbriche, non qui ma vado altrove. La gente si mobilitava per far arrivare il cibo agli operai, alle famiglie degli operai in sciopero. Cioè, c'era una sensibilità maturata durante la guerra, cresciuta poi nel dopoguerra, c'è cioè questa ricostruzione che dava un grande senso di collaborazione e partecipazione. Il tuo problema può diventare un mio problema e io ti aiuto finché posso. E questo era così, diciamo, l'humus in cui in quel periodo si viveva. E quindi c'erano i giovanotti che la sera andavano in giro, guardavano, non c'erano le televisioni, c'era il cinema, c'era un grandissimo fermento culturale in città, cioè nel senso che
c'erano 6-7 sale cinematografiche, c'erano circoli del cinema, c'erano, io ero un ex colloquio, quindi io arrivavo con una cultura del, diciamo, gramsciana, dei padri scolopi che dicevano che bisognava insegnare alle persone per farle crescere anche culturalmente, riscattare anche socialmente, no? E noi agli scolopi avevamo la Dante Alighieri che faceva il cinema un pomeriggio, il dottor Biggio che faceva il cinema la sera, cioè c'era una serie di rappresentazioni per cui chi invece oggi si cambiano dei canali o si va a cercare sui device. All'epoca avevamo veramente una grandissima offerta e questo era un grande scambio culturale perché poi era interclassista, quindi era facile andare a vedere un film e trovarti lavoratori portuali, che cioè, c'era una partecipazione in questo senso. Alle bombe arriviamo in maniera non chiara e diciamo ambigua e non siamo entrati a piedi uniti dentro le bombe, no? Ma la percezione che quella fosse una bomba, che ci fosse un sistema di tentativo di eversione in città, non è diventato un oggetto di discussione estrema. C'era stato questo, ci si cercava di capire che cosa fosse. Sebbene noi avessimo avuto la strategia della tensione in Italia, comincia molto presto, e non, al di là della Banca dell'Agricoltura, che è praticamente prima, quella stessa estate avevamo avuto due grandi episodi, Piazza della Loggia e l'Italicus, che sono due grandissimi segnali, no? Però, come sempre succede, le cose che cadono altrove ti sdegnano, ti indignano, ti fanno ragionare, ma non ti mobilitano, perché le facevamo rientrare nell'ordine delle cose che in questa Italia dovessero succedere, no? Io facevo in quel periodo la primavera, facevo il militare, ti sequestravano l'Espresso quando rientravi in caserma. Se eri uno additato, 2 su 3 finivi sempre consegnato, quindi non ti facevano uscire, quindi non avevi contatti, eccetera. Ma in realtà esisteva una rete di ragazzi che si stava mobilitando, non dico per fare la rivoluzione, ma aveva fatto una specie di rete, no? Per cui tu andavi per prendere la convalescenza e avevi detto dentro la caserma di Sturla, tutta una serie di persone, ti rivolgevi a quello o quell'altro e ritornavi a casa sicuramente con un periodo di convalescenza perché avevano organizzato un sistema di difesa, diciamo, proletaria, posso usare questo termine, nei confronti di un sistema coercitivo. Noi vedevamo uscire le macchine degli ufficiali, dei sottufficiali, stracolme del cibo che ci sarebbe stato destinato e ci si chiedeva, ma perché io non posso avere il formaggio a pranzo, come c'è scritto là sopra, e questi se lo stanno portando via, no? Cioè, c'era un sistema di malessere, di ampio, si stava delineando quella frattura, posso dire, che poi è emersa pesantemente col periodo delle Brigate Rosse, fra un certo tipo di Stato che non accettava quello che stava succedendo e un altro che voleva invece replicarlo in maniera brutale. Noi ricordiamoci che dopo la guerra non c'è stata nessuna epurazione fascista, cioè i dirigenti di tutti dei più importanti organi statali non sono stati rimossi, avevano servito fedelmente il Duce, sono stati traghettati nella nuova Repubblica. E questo ha portato a una serie di, cioè, erano cambiati le uniformi, erano cambiati i modi, o forse. Ma non era cambiata, per esempio, il lessico, no? La forma delle denunce, non era cambiato niente, cioè il sistema si era perpetuato come.
se guardavamo all'estero c'erano delle cose tremende, no? Stavano succedendo in Sud America, e il Maggio francese non deve pensare che sia stata una grande illusione, è stata una grande illusione, perché poi di fatto non è cambiato niente. I baroni dell'università hanno continuato a fare quello che hanno voluto, cioè voglio dire. Era una situazione in fermento, ma in fermento all'italiana, molto così tiepida, nel senso. I morti di Brescia, i morti dell'Italicus, sono stati un duro richiamo alla situazione. E le bombe di Savona, quella di Varaldo prima, quella dell'Enel dopo, mi sembra, sono episodi che però non hanno apparentemente una mano univoca, sono diversi. Oggi, quando si parla di terrorismo, i sistemi sono abbastanza evidenti e codificati. All'epoca queste cose, ma sono stati dei balordi, sono stati. Poi esce fuori che Varaldo era uomo di fiducia di Taviani, Taviani aveva appena fondato la Gladio, cioè erano segnali, ma queste cose si vengono a sapere dopo, no? E quindi non puoi fare un ragionamento, non lo può fare soprattutto uno come me, che ho 24 anni, che fa 3 volte al giorno il giro di cronaca nella nera e non è dentro a dei sistemi di un certo tipo. Le prime due, come ripeto, sono due bombe che non hanno un'iconografia, posso usare questo termine, una deducibilità abbastanza marcata. La bomba al Palazzo della Provincia cambia fortemente gli scenari. Intanto è un luogo istituzionale connotato. Secondo, da quel momento cominciano una serie di frequenze, per cui a questo punto noi spesso, dallo scoppio del motore al bang di un aereo, noi è cominciato ad entrare nel metabolismo della città la percezione che noi fossimo in uno stato di allerta permanente. La bomba della provincia, io la ricordo benissimo perché la deflagrazione è venuta verso l'Imbrunire, siamo corsi e lo spettacolo era incredibile, nel senso che la provincia è costruita prevalentemente con cristalli e vetrine, era completamente esplosa e si vedeva questa visione diretta, immediata, dentro la città, per cui era veramente per tutti lo spettacolo di quello che era un punto di riferimento. Ricordiamoci che la stazione credo fosse stata inaugurata da poco, finalmente c'era l'asse viario che spostava da questa parte. Quindi c'era un punto di riferimento cittadino che veniva oltraggiato, aggredito in questo modo. Lo spettacolo è cinematografico, ci sono i vigili del fuoco con le torce che illuminano, c'è lo stillicidio dell'acqua, eccetera. E direi che poi, in chiave retrospettiva vagamente buffo, no? Nel senso che il palazzo della provincia aveva un custode che viveva dentro il palazzo con i suoi bambini, eccetera. E lui il pomeriggio, siccome non c'era traffico, non c'era movimento di persone, era abituato a sedere nell'ingresso a suonare la fisarmonica. Siamo in Italia, quindi voglio dire, ci sta nell'iconografia degli anni 70, possiamo rappresentare anche questo. Il nostro primo pensiero quando è esploso questo, dice, beh, questo è saltato, perché noi sapevamo, facendo il giro in provincia, andando a parlare in provincia, che questo pomeriggio era lì. Invece arriviamo, lo vediamo vagare in mezzo a questo inferno di cristallo e in quel momento succede una cosa buffissima perché è dà anche, a mio avviso, la dimensione di come non fossimo ancora entrati nel loop della bomba, no? Da quella sera lì sì, però
ma fino a quel momento no, perché lui va incontro, credo il presidente della provincia fosse Siccardi, a quell'epoca un uomo distinto, molto british, che si avvicina a lui, lo guarda, immaginate le luci dei vigili del fuoco, lo stillicidio dell'acqua, i cristalli che cominciano a cadere, e l'usciere si rivolge al presidente della provincia e gli dice: non sustetumi. Che io penso sia una cosa che abbia, cioè, in quel momento lì mi ha riportato veramente sulla terra, nel senso che noi non avevamo ancora capito che quella era una strategia, no, nessuno c'era entrato. A quel momento lì, non che sia stato lui a farci scattare, però in quel momento la città con quella bomba ha preso una percezione assolutamente diversa. E questo è diventato un modo diverso e differente di vivere. Io mi immagino cosa voglia dire per gli abitanti di Madrid, di Londra o degli Stati Uniti dopo le bombe che ci sono state, cosa significa guardare sistematicamente gli oggetti abbandonati, lasciare una borsa incustodita per un attimo creava scompiglio, c'erano segnalazioni ovunque, la gente buttava l'occhio dentro il cassonetto della dentro i contenitori della spazzatura, non c'erano ancora i cassonetti, però c'era un sistema di controllo diffuso è scattato in maniera autonoma. E quindi quando poi c'è stata la mobilitazione generale attraverso i consigli di quartiere e i partiti politici, ha trovato terreno fertile e gente, no, non c'è stata come oggi con le mascherine, ci impongono la mascherina perché no? La gente a quel punto aveva capito che ne andava della propria sicurezza, della propria salvezza. Non c'era, non credo ci fosse un grande. A mio avviso l'ideale è venuto quando gli attacchi sono diventati più sistematici e c'è stata molta più. Eravamo veramente sotto attacco. Allora a quel punto lì credo che sia stata nella testa della gente anche molta il senso di essere in trincea. Devo dire che in quell'epoca io. Cominciavo ad annusare un po' i consigli di quartiere che ormai erano nati, alcuni erano consolidati. I consigli di quartiere sono stati un po' l'anagrafe emotiva di questa città, sono stato un grande significato, che siano scomparsi è anche un segno di questo, nel senso che la sparizione di un punto di aggregazione dove la gente potesse confrontarsi e rapportarsi sulle cose era veramente erano molto importanti e quindi quando appunto c'è stata la sparizione è anche significato che poi è scomparso un certo modo di pensare, di ragionare. E quindi c'era diciamo, un tessuto, un ordito su cui la gente poteva appoggiare, poteva disegnare le proprie emozioni, no? Così. E poi c'era la trama delle istituzioni, c'era la trama dei partiti. Oggi, di fronte a quello che sta succedendo in questo momento, ottobre 2020, rapportato a quello che stava succedendo autunno 1974, c'è una grandissima differenza ed è data non tanto da noi che siamo cambiati o siamo diversi, ma perché c'erano delle stelle polari, ognuno aveva la propria, alla quale fare riferimento. Io come cittadino, come giovane cronista, andavo sì a fare il giro al pronto soccorso, seguivo le cose, quello che potevo sapere sulle bombe lo passavo ai colleghi perché lo potessero scrivere. Ma soprattutto avevo la percezione di avere una sicurezza, cioè io poi andavo volentieri al PC perché lì avevo della gente che aveva ragionato su quello che stava succedendo e sapevo che stava organizzando qualcosa per combattere quello che stava avvenendo. Ho sentito dire in alcune delle interviste che c'era un buon rapporto con gli organi di polizia, eccetera. Sì, ma perché
soprattutto gli strati più bassi delle forze dell'ordine erano quelli che poi erano quelli che erano veramente a contatto col rischio, e quindi c'era una mutua alleanza fra chi passeggiava, chi si organizzava, chi faceva i turni di sorveglianza, eccetera, e quelli che dovevano farlo. Io non avevo accesso a quell'epoca ai piani nobili, quindi, del potere, quindi non so dirvi come sia stato, però invece andare a parlare con delle persone che ragionavano, gente che aveva fatto la guerra, gente che quindi portava delle esperienze di combattimento e di aggressione molto già provate, collaudate, quindi era lì, e quindi era un referente interessante, ma questo riguardava anche la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e i Repubblicani. C'erano dei punti fermi per cui tu sapevi che avevi non tanto gli organi di polizia, non tanto le istituzioni, quanto una specie di quadrilatero politico emotivo al quale fare riferimento. Col passare del tempo la città si è organizzata, si sono dati. Io facevo il cronista e la sera andavo a fare i turni di sorveglianza alla scuola. Mi ricordo una sera di pioggia, io spesso mi sono detto: ma io ho una penna in mano, io stavo scrivendo, cioè, non ho altro, se arriva qualcuno cosa faccio? No? Cioè, beh, però c'era questa convinzione di partecipare, no? Se succedeva qualcosa, di allertare, no? Era una risposta suicida ma democratica a un sistema che veniva da noi e provava a scardinare lo Stato. Quindi la mobilitazione che c'è stata, io non ho mai sentito dire gente no, non voglio venire, no, c'è sempre stata una grande mobilitazione in questo senso e devo dire una grande partecipazione. Faccio un esempio, le bombe erano entrate ormai proprio nel nostro vivere quotidiano, questa percezione della bomba per cui si andava, ti riconoscevano come giornalista, andate di là, eccetera. La Gazzetta del Popolo ci eravamo ricavati una stanza per stampare, una camera oscura dentro la redazione. E io avevo conosciuto un ragazzo con il quale sono ancora amico adesso, passati gli anni, era militare, e lui è appassionato di fotografia, dico: vieni alla Gazzetta così stampi con noi. Per cui ci mettevamo in borghese e andavamo alla Gazzetta. Per le bombe dietro la prefettura siamo corsi, io e lui, abbiamo fatto le fotografie, e poi siccome la Gazzetta era un posto umido, e tutti gli acidi erano semighiacciati, siamo andati nei bar con una caraffa a chiedere l'acqua calda Scusi, siamo della Gazzetta, ci servono dell'acqua calda per poter stampare le fotografie della bomba. Ah, prego, cioè non è che qualcuno ti avesse chiesto, ma la bomba ne ha scoperto un'altra, così. Cioè ormai era diventato un refrain, una cosa talmente abituale che non avevi nemmeno più bisogno di spiegare cosa stavi facendo. Ecco, tu eri parte di quell'esercito che in quel momento stava presidiando un contesto urbano. Quindi, quello che mi piacerebbe sottolineare è che in questo contesto di devastazione, di palestra del male, no? No, questo qua Savona era diventato un laboratorio del male. Io credo che Savona sia un laboratorio del male anche per altre cose, cioè tutte le lobby, tutte le massonerie qui si intrecciano, cioè il malaffare qua ha fatto nel tempo delle ampie sperimentazioni. A quell'epoca ci siamo trovati di fronte a una sperimentazione di stampo fascista e di sovvertimento dell'ordine pubblico. Ma in quell'anno lì, Carmelo Bene, sconosciuto, era venuto al Chiabrera. Episodio buffissimo, ci sequestrarono, volevano sequestrarci Rullino perché c'era una donna col seno nudo che l'avevamo, e allora io cercai di convincere la questura, cercavo di sequestrare a questo mio amico Carlo Olivero il Rullino. Ma sei nuda sul palco,
Perché mi devi sequestrare il rullino visto che sono potuto entrare, no? Allora, però c'era Carmelo Bene, c'era una spinta culturale che apriva le menti e quindi la gente era molto più reattiva su certe cose e capiva, non c'erano i social per fortuna, e quindi sì, c'era una risposta assolutamente diversa. L'Italicus è una bomba chiara, Brescia è più chiara così, e quindi noi quello che non riuscivamo a capire, ripeto, io lì posso parlare come giovane, ma nemmeno come giornalista, perché ero veramente, contavo come il due di coppe, però l'idea era che questa fosse un tentativo, un laboratorio. Poi, se vai a leggere gli atti, appunto, ripeto, Taviani, fondatore della Gladio, il segnale che possono aver cominciato a dare, Savona si prestava. Savona era la città medaglia d'oro alla Resistenza. Aveva una fortissima matrice operaia, un PC fortissimo e soprattutto un tessuto sociale collaudato verso la democrazia, no? Cioè, noi qui abbiamo avuto delle sperimentazioni dall'assistenza domiciliare agli anziani a tutta un'altra serie di cose che qui avevano un grande terreno fertile perché c'era una popolazione che aveva una mentalità sostanzialmente diversa da quelle altre città. Se avesse sfondato qua avrebbe sfondato ovunque. La bomba di via Giachero è stata l'esplosione che ha causato due morti e un numero consistente di feriti. E anche questa, la città era profondamente offesa, no? da questo tipo di aggressioni, perché se vai a colpire la provincia, possiamo capirlo, è un luogo istituzionale, ma se metti le bombe nelle case dove ci sono la gente in difesa, gli anziani, infatti subito la Dallara e poi dopo 3 mesi l'altro, cioè le persone che non sono in grado di difendersi, che non hanno, è un attacco vile che quindi rientra in un certo tipo di tipologia di aggressione fascista. Quella sera la spola dei mezzi di soccorso fra Via Giacchero e l'ospedale era in centro, era poche centinaia di metri, era una specie di baraccone, nel senso che tutti sono confluiti nell'ingresso del vecchio San Paolo e l'ospedale era un edificio austero pieno di statue di benefattori e le luci erano basse e soffuse e quando improvvisamente ci si trova dentro 30-40 persone, molte delle quali in uniforme, molti dei quali cercano platee personali per evidenziarsi, diventa assolutamente una bolgia. Il pronto soccorso si intravede dall'ingresso, quindi ci sono i rottori delle ambulanze, ci sono la gente che va, quelli, i portantini che si danno da fare con i feriti. Improvvisamente viene impedito l'accesso all'ospedale. Viene impedito l'accesso all'ospedale e c'è un attimo di trambusto perché ci sono i parenti che devono consegnare, devono andare a parlare con i propri congiunti, eccetera. E sulla porta, in mezzo a divisa che entrano, urlano perché tutti quanti devono fare delle esibizioni muscolari che avvengono sempre attraverso il tono della voce, vedo smarrito il poliziotto di turno al pronto soccorso. Al pronto soccorso ogni giorno c'era di turno un poliziotto, persone affabili, di cui ricordo ancora il nome, che vivevano in uno stambugio e battevano tutti i referti di quelli che finivano all'ospedale per una causa traumatica. Ed erano il pane del giovane cronista che andava là, mi dia un 40 giorni, no, non c'è niente, no, vada via, no, guarda che c'è una prognosi riservata, mi dica, allora mettetevi lì e ti faccio via raccontare tutto.
vivevano, lavoravano in uno stambugio che sapeva di buccia d'arancio in autunno e di riscaldamento con le bombole. E quella sera questo poliziotto era travolto da gente che non sapeva cosa fare, ma cercava appunto di un riflettore sotto quale porsi. Io ho capito subito cosa stava succedendo, devo dire, e l'ho catturato al volo, gli dico: cosa sta facendo? Ma devo andare a prendere i feriti, i nomi, i dati dei feriti, ma in questo andiamo. Ma come faccio? Ci sono io. Lei l'intervista e io scrivo. Ah, ho visto l'uomo sollevato perché c'erano decine di persone. Entriamo, mentre entriamo, chiudono le porte, non fanno più entrare nessuno, per cui noi saliamo al piano di sopra. Tutti i feriti, quella sera, la buona parte, era stata raccolta in un girone dantesco che era rappresentato dal grande salone della traumatologia, che era un posto che forse oggi la commissione dell'AIA potrebbe intervenire per condannare tutti quelli che hanno ricoverato le persone in questo posto. Immaginate uno stanzone enorme, dove c'erano tutti ricoverati per incidenti, ferite o traumi. Quindi decine di letti al buio con gente che si lamentava, fra gente leggermente ferita, gente in fin di vita, in un contesto assolutamente da girone dantesco. E noi quindi abbiamo potuto fare il giro di tutti i letti dove c'erano stati feriti. Lui faceva le domande, io trascrivevo i dati. E sentivo e facevo qualche volta anch'io qualche domanda sulla cosa. Mi sono trovato in una situazione, direi, tragica, orribile. Vorrei non avere questo ricordo perché non è successo niente, però c'ero e quindi sono uscito, sono andato nel suo stanzino, abbiamo battuto tutti i referti, io mi sono preso una coppia e poi mi sono recato dai miei colleghi che sai niente sui feriti, sono tutti qua. E abbiamo avuto una grande fortuna perché avevamo racconti e dati che in questi casi è sempre fondamentale avere per non causare poi dei fraintendimenti, del panico immotivato. Poi ci sono state appunto le bombe della primavera, quelle che dicevo prima, dietro la prefettura, e poi questa cosa come è nata, si è sgonfiata, è sparita e ha lasciato in eredità una grande consapevolezza nelle persone che ci hanno partecipato, perché avermi visto fare i turni, molta gente che prima per la strada non mi salutava, mi ha fatto dei sorrisi, no? E io li ho riconosciuti, non dico come fratelli, ma come combattenti nella stessa trincea. E poi ha dato una spinta, un movimento, che è quello delle società di mutuo soccorso e dei consigli di quartiere, che hanno trovato lo spunto per vivere una stagione dopo quella molto significativa. E diciamo che è stata una grande. Ecco, se pensavano in qualche maniera di arrecare un danno a una cultura democratica, quello è stato un clamoroso autogol, perché per 6-7 anni c'è stata una risposta di un altro tipo. Direi che poi il movimento democratico è morto per elefantiasi, perché loro sono andate alle circoscrizioni e lì ci si è persi tutti. Purtroppo lo stato emotivo di questa nazione ha subito sempre delle accelerazioni verso il peggio, perché le bombe finiscono nel 75 e nel 77 c'è un grande movimento che teoricamente dovrebbe portare a un tipo di rivoluzione, e invece poi si sfrangia con i movimenti, con le Brigate Rosse, eccetera, no? E per
Però quel decennio lì era stato un decennio grosso modo importante perché le Brigate Rosse che oggi vengono vituperate, contestate, eccetera, no? E su quei metodi possiamo noi non dire che il peggio, però in quel periodo contestualizzate e non erano così messe all'indice come si possa pensare, perché c'erano larghe frange di persone, ma anche le più rispettabili, no? Come oggi succede, analogamente per altri fenomeni, le quali dicono, però, sti qui, sti qua. Certo che se tu ti affidi alle armi, ammazzi le persone, spesso colpevoli e innocenti non c'entra, però ammazzi le persone, no, non c'è possibilità di ragionamento, non c'è dialogo. Però che ci fosse qualcuno che in qualche maniera, usando una stessa, diciamo, tipo di combattimento, di strategia militare che era già stata usata in precedenza, eccetera, non è che cadesse nel vuoto o fosse, ci fosse una sollevazione popolare contro questo. Poi dopo c'è stata, in questo senso, ma è arrivata tardi, perché prima c'era tutto un fermento assolutamente diverso. Oggi ci si interroga, no? Perché Savona sia una città spenta, sia una città. Ma Savona è una città che ha provato e ha subito ogni affronto possibile e immaginabile. Il luogo democratico di Savona è scomparso. Nomine, strategie. Progetti vengono decisi in luoghi che non sono deputati. A teatro si va a teatro perché è un luogo deputato. Se il teatro si fa sui tetti dei palazzi, si fa teatro sui tetti dei palazzi, ma non è teatro. Se si decidono cose in sedi non opportune, non istituzionali e fra soggetti non istituzionali, non c'è democrazia. E Savona questo lo ha cominciato a registrare da quegli anni lì, nel senso che istituti di credito dalla gestione disinvolta, dove se eri un amico avevi delle agevolazioni senza bisogno di dimostrare di poterle saldare, mentre, che so io, l'artigiano, il piccolo imprenditore veniva taglieggiato sistematicamente. E allora, voglio dire, si è cominciato a perdere il collante emotivo e di credibilità. È una città che è in discesa occupazionalmente da sempre, no? Abbiamo cominciato con l'Ilva, siamo andati avanti, siamo passati da 89.000 abitanti ai 59.000 di adesso e dato fondamentale, noi siamo una città di vecchi. I giovani dove sono? Ma dove sono non solo fisicamente, ma anche intellettualmente? Qual è l'apporto che danno questi ragazzi? Noi abbiamo avuto delle menti amministrative illuminate. Quando è stata chiusa la caserma Bligny, dove siamo adesso, c'erano 1.000 reclute ogni 3 mesi. Facevano il CAR, arrivavano da casa carichi di soldi, quelli che potevano, e spendevano in pizzerie, ristoranti, eccetera. Quando si è chiusa la caserma Bligny, si è cercato, ci si è trovate delle aree stupende, quindi si è pensato di destinarle intellettualmente in qualche modo. E questo è un dato estremamente positivo, perché campus di Savona, uno dei campus più belli che ci siano in circolazione. E si è pensato di sostituire l'emorragia economica di questo quartiere o della fascia diciamo, costiera con un afflusso di forze vitali. Sono cambiati gli anni, la curva demografica è precipitata. E l'anagrafe è pesantemente salita e il vuoto economico è consistente e non si è pensato che quelle risorse che noi avevamo portato qua forse sarebbe il caso di riportarle in città, perché 1.000 giovani o 500 che frequentino improvvisamente una città
danno dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista delle, posso usare l'espressione calcistica, dello spogliatoio, una pulsione sostanzialmente diversa. Qua li portiamo a perdersi, perché io li vedo vagare, no? Così arrivano qua sperduti in un posto che non me ne abbiano quelli di legge, no? È inospitale dal punto di vista della gioventù. No? Cosa possono fare? I bagni d'estate qualche volta, ma d'inverno quali sono? Devono pigliare mezzi pubblici, devono recarsi in centro. Mentre invece, a mio avviso, riportarli in centro sarebbe una trasfusione molto importante per la città. E questo spingerebbe magari a considerazioni diverse sugli immobili che ci sono, no? Quindi recuperare centralmente, ridare fiato a un'economia che latita. Occorrerebbero delle menti illuminate, probabilmente occorrerebbe anche quello stesso sforzo, tocco di fantasia che aveva caratterizzato gli amministratori precedenti. Questo non significa tradire il passato o tagliare il campo, significa semplicemente distribuire in maniera più intelligente le risorse, perché qui c'è una congestione e là c'è un'anemia. E tutte queste scelte poi sono state scelte che hanno penalizzato la città in tutti i modi. Noi continuiamo a pensare che esistano dei punti di riferimento che ormai non esistono più, pensiamo, nessuno più si interroga sulle reali esigenze, viviamo tutti di piccoli egoismi, no? Cioè nel senso, la gente protesta perché i bambini giocano in piazza del comune ed è uno dei momenti più belli, penso, no? In una città quando i ragazzini possono correre felici. Però se voi andate a dire alle scuole Pertini se possono cedere alcune ore al giorno gli spazi esterni che hanno per il gioco dei bambini, scatta una mobilitazione non solo degli insegnanti, ma delle famiglie, perché poi vengono, gli studenti vengono aiutati, per cui meglio avere un parcheggio destinato agli insegnanti nel centro città. E quando io dico a un amministratore, ma scusate, ma perché gli insegnanti devono parcheggiare lì? Non possono venire come tutti i lavoratori, con l'autobus o con un altro mezzo. E l'amministratore mi risponde, ma io ci ho fatto mettere i mezzi del comune così imparano. Ma il verde, il camminare, il vivere in un'altra maniera gli spazi è una proprietà di tutti, non deve essere o del comune o degli insegnanti. Il giardino dall'altra parte potrebbe essere fruito in un altro modo. Ci sono delle miopie, no? C'era dietro chi va a aprire, chi va a chiudere. Noi non apriamo il passaggio fra il vecchio Duomo e quello nuovo perché non c'è un sistema di sicurezza. Ma questo significa arrendersi. La Savona degli anni 70 l'avrebbe scardinato il cancello e avrebbe detto: non ti preoccupare, qualcuno ci pensa. E anche se fanno degli atti di vandalismo, però quello è uno spazio pubblico che deve essere riconquistato. Non possiamo vivere in trincea sistematicamente. Già siamo chiusi nelle case, già siamo chiusi davanti ai nostri device e ci immolliamo su quello. Se anche gli spazi fisici, quelli che consentono di respirare, di muoversi, di incontrarsi, no? Vengono blindati, non assolvo al mio ruolo di amministratore pubblico, no? E io, non protestando, non assolvo il mio ruolo di cittadino. Io sto dirigendo un giornale che si chiama Impronte Digitali, che ha una costola, diciamo, territoriale riferita a Quigliano, e quindi editiamo un giornale che si chiama Quigliano Online. Parlando con gli amministratori di Quigliano sono venuto a conoscere che c'era stato un tentativo nel 2004 da parte degli alunni delle elementari di fissare, di spiegare chi fossero i titolari delle vie di Quigliano. Noi tutti a Savona sappiamo cos'è, sappiamo qual è via Paleocapa, ma non sappiamo chi fosse Paleocapa. A Quigliano ci sono 40 fra dai 40 ai 50 luoghi dedicati a martiri della resistenza, e buona parte di queste persone che sono state uccise
durante la liberazione o sono finiti nei campi di concentramento, non c'è niente, c'è soltanto il nome. Allora io ho avviato la ricostruzione della memoria di quelle persone. E non vuole essere un atto triste, ma vuole essere un atto di gioia. Sono ragazzi di 18 anni che hanno deliberatamente scelto di portare avanti un proprio ideale. Io questi ragazzi li devo ricordare, devo cercare di vedere al di là del volto, ma quali sono stati le loro scelte e il perché di quelle scelte. Allora abbiamo fatto nel sito un sito che si chiama Percorsi che resistono e stiamo facendo l'anagrafe faticosamente perché non è facile, c'è un lockdown che ci blocca, eccetera, però stiamo facendo un'anagrafe cercando di ricostruire, ma anche emotivamente, 3 minuti di video. La figura di quella persona che lì viene ricordata in questa via. Ci sarà la possibilità di andare su tutti i luoghi, perché abbiamo fatto le cartine, le mappe, e con un codice QR che uno va là e sa chi è quel ragazzo che a 17 anni è stato catturato dai fascisti, massacrato per 3 giorni e poi gli hanno sparato. Allora, la memoria è un fatto fondamentale, ma non perché io ricordi cosa è stato il periodo delle bombe, perché probabilmente se mi avessi intervistato 2 anni dopo avrei avuto da raccontarti cose meravigliose. Questa è la grana grossa che è rimasta. Però se faccio due paragoni fra una mobilitazione adesso dove viene chiesto, a torto ragione non vado a indagare, di osservare delle piccole norme di tipo igienico, cioè una mascherina o lavarmi le maniche, sarebbe una cosa doverosa sistematicamente. E io faccio tutta una serie di strategie, perché poi, essendo uno che si muove sul digitale, controllo molto i social, quindi vado a vedere, quindi vedo cosa viene scritto, no? E lo paragono a quell'epoca in cui mi veniva chiesto di segnalare se c'era una borsa abbandonata. E noto una partecipazione diversa. Io credo che la gente di oggi ricordare attraverso quello che era successo, io sentendo le interviste, quelle che mi avete fatto vedere, mi sono ricordato di cose che mi ero completamente sperduto, mi ero dimenticato. Cosa può rimanere a un ragazzo? A un ragazzo può rimanere la percezione, dipende da che ragazzo è. Può rimanere la percezione che ci può essere una mobilitazione, no? E ci può essere una sensibilizzazione ai problemi che può trovare sponda anche negli altri. Non è la mobilitazione generale, la partecipazione a uno sciopero o al sostegno di un'idea, e non è tifo da stadio, non stiamo perché è la partecipazione a un ideale, e l'ideale è seguire un'idea, seguire un sentimento, è la solidarietà, l'inclusione, il rispetto degli altri che io ho trovato in un certo periodo storico, in quel momento. Per me è significativo, è già un'eredità da lasciare e non è poco, no? Io spero di arrivare a fare la conta di tutti i 50 martiri della Resistenza. Se chiuderò la mia esperienza professionale con quei 50, io credo che abbia avuto un senso il mio lavoro, perché questi ragazzi continueranno a vivere, ma a lanciare il messaggio di solidarietà, di rispetto. Io non vedo in queste storie il nemico, vedo l'affermazione delle proprie idee, mentre il nemico invece
ha fucilato, lo ha bastonato, lo ha massacrato. Una lezione di storia mica da ridere, cioè una cosa fondamentale a mio avviso. E questo progetto che voi fate, a mio avviso, è significativo proprio per questo, perché si lascia un messaggio e si dimostra ai giovani che se si fanno delle cose positive, non tutto è perduto. Oggi c'è la tendenza invece a vanificare e soprattutto a dileggiare, no? Chi ha un minimo di sensibilità, di attenzione, no? Ed è il più grande errore questo. Noi l'errore l'abbiamo fatto alla metà degli anni Ottanta, quando abbiamo legittimato i furbi, no? Essere furbi, se sei un furbo, non sei intelligente, non sei una persona capace, sei l'elemento più vicino all'animale, con tutto rispetto per gli animali, però io sono un essere pensante, ragionante, solidale, quindi credo che forse è un passo indietro. Come questo, no? Dire, ma la memoria ha ancora un senso e la storia ha degli insegnamenti da darci, credo che sia importante.